Ora sei anche tu, messaggero della libertà, la superassi quella barriera segmentata, troveresti a pochi passi un reticolato alto 3 metri di filo spinato in nickel cromo. E non potresti scavalcarlo, perché la sommità si protende di un altro metro verso l'esterno. Ne potresti strisciare di sotto, no, nemmeno scavandolo, perché è ancorato a una profondità di 50 centimetri sotto la terra. Nessuno saprebbe valicarlo. Ma se lo facessi, e non vedo come, troveresti da superare correndo un corridoio di prato, un tratto da 6 a 15 metri coperto da sabbia, esposto ai tiro dei vopos e complicato dai cavalli di Frisia e pattugliato dai cani, da 259 zone per i cani. Fossi anche lanciato sopra un mezzo blindato, scopriresti fossati larghi da 3 a 5 metri e barriere anticarro tali che non potresti mai superarle, non ce la faresti mai. Ma anche se ce la facessi, approfittando della notte, però mai, mai questo potrà avverarsi, arriveresti nel raggio compreso dalla zona illuminata, sempre scoperto al tiro. Non la potresti scampare. Ma nel caso affermativo, che però non può succedere, ti troveresti a fronteggiare una delle 45.000 lastre da obitorio erette, alte più di 3 metri. Non potresti mai scavalcarle senza l'ausilio di una lunga scala. Ma tu non puoi contemporaneamente avere una lunga scala ed essere ancora vivo. No. Ne potresti scavare al di sotto con piccone e badile immaginari, perché il piede della lastra si protende a est e ovest di un ulteriore metro. Mai, mai e poi mai questo potrà avverarsi. Ma se ce la facessi, se anche infine ti precipitassi fuori dall'ultima porta, ti troveresti davanti la città imperiale, il centro del mondo, la città che ha ammucchiato le proprie macerie. Tu sei in piedi sulla torretta d'osservazione, nella città delle macerie, e ancora sogni questa ambasciata quando cala la sera.